Buongiorno e benvenuti da parte di Simone Fiorelli e l'iSport Academy. Buona domenica e buona Pasqua da parte nostra di Sport in Tour. E allora SVS Roma contro Urbe Tevere per questo ultimo match della mattinata. Squadre in campo, si comincia, buon divertimento. No, perché arriva l'attenta chiusura da parte della difesa. Non lo fare girare, subito! Andrea! Ora opportunità per vie centrali con il pallone recuperato dall'Urbe Tevere che va con la prima. Conclusione di gara, pallone che si alza sopra la traversa. Giro dalla bandierina in favore dell'Urbe Tevere, ma bisogna aspettare qualche istante perché c'è un giocatore fermo a terra ad allacciare i ferri del mestiere. Allora si riprenderà quando tutto sarà ok per poter andare alla battuta. Urbe che va ora al servizio del calcio d'angolo, pallone verso il centro, poi la conclusione, palo e grande occasione Urbe Tevere. Vicino, Santi, vicino! Quasi 8 sul cronometro, prima grande occasione per l'Urbe Tevere che non è riuscita a capitalizzare da corner, ma arriva qui invece la rete dell'1-0 in favore degli ospiti che si portano in vantaggio. Vediamo chi la spunta, Flipper che non sembra voler cessare alla fine. Il pallone è in favore dell'Urbe Tevere che ricomincia con il servizio dal basso, verticalizzazione poi fatta preda, la difesa che veste la maglia blu. Attenzione qui alla ripartenza dell'SVS che può andare per la conclusione. Intercettata da parte della difesa, ancora però un varco per provare il tiro, portiere che blocca in due tempi. Urbe ora con questa bella iniziativa sulla carreggiata di sinistra, conversione verso il centro, spazi in aria, esce il portiere che prende anche gli applausi della panchina. Posto del 14° minuto di gioco con la formazione ospite che conduce per 1-0. Stiamo adesso aspettando che l'arbitro fischi. Calcio di punizione da buona mattonella, tre uomini in barriera voluti dall'SVS con il portiere che sta finendo di sistemare la diga difensiva. A parte l'Urbe Tevere che va con la conclusione, pallone che non termina di molto lontano dal palo. Comunque match che risulta fino a questo punto decisamente bloccato perché i valori in campo si annullano. E allora SVS che vuole adesso provare a risalire la corrente da sinistra. Attenzione qui all'Urbe perché ha l'occasione di mettere due reti di distanza sugli avversari. Conclusione che si perde sopra la traversa. Allora rimessa in gioco con le mani. Servizio in verticale allontanato dall'Urbe Tevere che prova a tenere gli avversari il più lontano possibile dalla propria porta. Qui ottimo però il dribbling che dona la possibilità di andare a sinistra per l'SVS. Scarico verso il centro, portiere che interviene, miracolo qui da parte dell'estremo difensore dell'Urbe Tevere. Poi ancora tanto traffico da dover gestire, riesce a salvarsi l'Urbe con la prima grande occasione che ha avuto l'SVS nel corso del primo tempo, che per poco non fa uno pari. Ma arrivano ora i due fischi da parte dell'arbitro che mandano, che manda a riposo le formazioni. 1-0 il risultato al termine dei primi 18. Conduce l'Urbe Tevere. Spera che viene assegnata all'SVS. Urbe Tevere che però può trasformare l'azione da difensiva in offensiva. Va per il tiro alto sopra il montante che delimita in orizzontale la porta. Mente verso il cuore dell'area, pallone sistemato adesso verso il centro. Ora SVS a chiudere l'iniziativa, poi Urbe Tevere che la recupera. Ancora Urbe Tevere a beneficiare di un servizio in gioco. Pallone adesso verso il centro, conclusione che arriva. 2-0 Urbe Tevere che adesso ne mette due distanze tra sé e l'SVS Roma. Urbe Tevere. Messa laterale. Scarico centrale. SVS che cerca adesso di risalire la china, Urbe Tevere però che cerca di mantenere la linea alta di difesa, conclusione dalla distanza, portiere che ci mette i guanti, mezzo miracolo qui nell'occasione.
squadra, però in proiezione offensiva l'Urbe che vuole proseguire la metà campo avversaria, S2S che invece mantiene linee difesa strette per poi cercare il break in contropiede, conclusione qui dalla distanza, rete del 3-0, di pregevole fattura da parte degli ospiti. Semplice rimessa con le mani che avviene in questo istante con l'SVS che cerca la conclusione dalla distanza, pallone che gira, portiere che blocca a terra. Chiudiamo questa piccola parentesi anche per farvi un po' ridere, torniamo con le emozioni sul campo, potete vedere che approfitterà di questa ripresa in gioco con le mani, probabilmente uno degli ultimi palloni con l'arbitro che ha già il fischietto in bocca, infatti da ora il triplice fischio, si chiude qui SVS contro Urbe Tevere, vince la formazione ospite per 3-0.